Tra il borgo di Villa Lago e Anversa degli Abruzzi si trovano le affascinanti gole del Sagittario. Percorrendo la famosa strada panoramica che unisce i due borghi, ammiriamo le profonde gole di roccia calcarea. La strada, molto stretta e a strapiombo sul canyon, è caratterizzata da curve, strettoie e gallerie scavate nella roccia. Sei pronto, Nadir? Ma non è il sentiero delle polpette. Alla riserva delle gole si accede attraverso l'oasi WWF che si trova ai piedi dell'abitato di Anversa degli Abruzzi. Da qui partono diversi sentieri. Il più facile è il sentiero del fiume, che permette di ammirare le gole godendo della frescura. Le nostre buone intenzioni di trascorrere qualche ora in relax al fresco finiranno con la decisione di proseguire sul sentiero geologico che ci farà raggiungere il borgo di Castrovalva, arroccato su una scoscesa rupe a strapiombo sulla valle del Sagittario, interamente sotto il sole caldissimo. Ed è qui che comincerà la mia salita da incubo. Conquistato Castrovalva, quanto fino a dove scenderemo, altri 5.000 chilometri per tornare indietro. No? Ma soprattutto non sappiamo dove andare a mangiare. A giudicare da quello che c'è, tanto non c'è niente, si possono mangiare solo. Spesso succede, non si ascolta le moglie, perché avevamo detto, arriviamo tardi, chiudono, non c'è niente, nessuno. Guarda tu, ne hai quattro gambe. Ah, un'altra salita. Gli ultimi scalini. È l'ultimo capitolo. Comandante, vai in pensione. Basta. Da in poi, sdraio, libro, tu vai dove vuoi, non vengo. Si era portata tre libri. Ha potuto finire di leggere soltanto le ultime tre pagine di un libro cominciato.
Mi lamento e mi lamenterò sempre. Allora, volevo farti una domanda. Qual è la tua idea di relax? Ti ricordi il prato che c'era sotto? Plaid e libro. Non quella tua idea di relax. E invece la tua idea di relax qual è? La nostra idea di relax è fare escursioni, movimento, camminare. Salire. Meno di 500 metri di dislivello al giorno. Non può andare. Possono fare. Okay. Bisogna andare. Ho capito. Di là. Ho capito. Andiamo di là. Allenarsi il collo per sopravvivere al caldo maledetto. Ma non c'è una passeggiatina. Vedi, ti vedo un po' strana. Bello arrivare là qua.